Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e benvenuti a questa 11ª puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Game Magazine. Il tema della puntata di questa sera è Eccellenze a tavola. Ok, passo quindi a presentare gli ospiti in studio. Abbiamo Pasquale Palamaro, chef stellato. Buonasera, buonasera a tutti. Tommaso Luongo, Ice Campania sommelier. Buonasera, buonasera. E in collegamento esterno c'è la dottoressa Rita Menditto, psicologa e psicoterapeuta. Prima di dare la parola Ciao Rita, prima di dare la parola a Sergio voglio ricordare che è possibile seguirci anche sui canali social, saremo in diretta Facebook e potrete interagire con gli ospiti studio ai quali potete fare delle domande da casa con il numero sovraimpressione. A te Sergio. Perfetto, buonasera, bentornati, anzi benvenuti a questa 11ª puntata di Punti di Vista, trasmissione di approfondimento, e stasera ci approfondiremo tutti quanti intorno a una bellissima tavola immaginaria. Lo faremo con i nostri straordinari, gratitissimi ospiti. Peccato che è immaginaria. È immaginaria. Pasquale è un amico di casa, buonasera Pasquale. Buonasera, e lo stesso lo farò con il presidente dell'AIX, il presidente dell'associazione sommelier Tommaso Luongo, per tutti, per me Tommaso. Quindi noi di solito diamo del lei a tutti quanti, ma qua siamo veramente in una trasmissione speciale. Stasera ci dobbiamo ingolosire, rilassare, non dobbiamo parlare di Covid, non parleremo di vaccini, parleremo di cose buone, di cose belle, e lo faremo incominciando proprio da Pasquale. Pasquale, che cos'è il marificio? Perché io poi ho guardato un pochino in giro, dico marificio, ricordo i panifici, i caseifici, ma mi trovo marificio e sono andato un po' in tilt. Spiegamelo. Anzi, spiegalo un pochino a te. Bene, sì, lo spiego a te Sergio, ma lo spiego anche a tutte le persone che si sono incuriosite o si incuriosiranno
durante la nostra diretta. Marificio nasce da un progetto, da un modo di vedere mio la gastronomia, la ristorazione, perché io sono cuoco da sempre, però poi negli ultimi anni della mia professionalità mi sono accentrato su uno stile che è uno stile marinaro, per cui io mi definisco un cuoco di mare o un cuoco pescatore, se vogliamo essere proprio più spartani. E quindi questo accentramento su questa cosa mi ha spinto a pensare di lavorare il pesce come se fosse carne, quindi quello che succede da sempre sulla terra, io ho iniziato a lavorare, a manipolare. Sono incuriosito dal punto che dopo 3 anni di studi e di lavori, insomma, sono usciti fuori dei risultati che mi hanno stupito e quindi abbiamo tirato fuori con un gruppo di persone questo nuovo progetto che si chiama Marificio Eccellenza del Mare SRL, dove andiamo a manipolare il pescato rendendolo insaccato. Quindi andiamo a fare il salame piuttosto che l'anduia o il prosciutto di tonno o la lonza di ricciola nera di fondata. Insomma, questo è. Io voglio dire una cosa, Pasquale, pur essendo giovanissimo, non voglio dire l'età, ma lui è un classe 78. È un classe 78. Esattamente. E però vanta delle collaborazioni straordinarie, insomma, voglio dire, chef stellati importanti, Aimo, ma addirittura Cannavacciuolo, insomma, gente veramente importante. Collabora, tu sei chef di un importantissimo albergo, senza fare nomi, se no facciamo pubblicità, Ischitano, e collabori fianco a fianco, spalla a spalla con un collega, amico tuo, collega, diciamo, che lavora con te. E la domanda, la prima domanda che mi viene, perché poi quando si lavora a certi livelli ci sta sempre quel pizzico di invidia, perché uno ha qualche marcia in più, corre un pochino rispetto agli altri. Com'è la convivenza in cucina con uno chef che ti sta con il piatto sulle spalle? È una curiosità personale, questa è una domanda giornalistica. Assolutamente, no, ti rispondo con gran piacere, perché l'evoluzione gastronomica italiana è dovuta dal fatto anche, o credo soprattutto, proprio perché Luigi Castagna, se non ricordo. Luigi Castagna era lo chef precedente. Sì. Però mi era venuto in mente. L'evoluzione gastronomica italiana è dovuta dal fatto che le menti, quindi gli chef pensatori, gli chef che sviluppano la cosa, non hanno più quella gelosia. Quindi cioè si è aperta un evolversi insieme, quindi di oggi una crescita. C'è il confronto con un collega, perché magari un collega ti può dare una risposta o un consiglio su qualcosa dove tu non sei riuscito a migliorare, e viceversa lo puoi dare tu ad un altro collega, per cui questo scambio di idee e opinioni ha fatto sì che l'Italia è cresciuta gastronomicamente, per cui adesso gli asti sono poco presenti nelle cucine. Però voglio un aneddoto da te, perché hai lavorato con Antonino Cannavacciuolo, che è un personaggione, quindi me la devi raccontare. Tommaso, e stiamo parlando di una, io la chiamo volgarmente, cucina innovativa, questa è arte dal mio punto di vista, perché soltanto una mente artistica può pensare queste cose. C'è stato anche Moreno Cedrone, da Senigallia, che quasi mi sa di santo, chiamandolo così, che ha già fatto questo stesso percorso, però su una particolarità soltanto di prodotti, tu hai allargato gli orizzonti. Come sommelier, qual è la difficoltà a seguire queste nuove invenzioni culinarie? Ma io, più che, diciamo, difficoltà, direi che questo è uno stimolo per abbinare in maniera anche originale, diversa, cercando di pescare nel campionario così variegato di quelli che sono i vini a denominazione campana e non solo. Perché mi piace molto sta cosa, eh? Sì, assolutamente sì. Perché, essendo io un meridionalista, no, convinto. Diciamo che siamo in due. Io quando sento prodotti, ho il cuore borbonico che mi batte, quindi allora non potrei. Siamo in tre allora. Assolutamente. Dai. Detto questo, partendo dall'esperienza di Moreno Cedroni, che è un
valore assoluto della cucina italiana e internazionale. È quasi un apripista. Però aveva un occhio sull'Adriatico. Diciamo, con Pasquale abbiamo l'occhio verso l'altro mare, no? Il mare Tirreno. Il Tirreno che è il nostro mare. E quindi mare. Con la capacità anche di recuperare le antiche tradizioni ischitane. Ischia è un'isola che è una montagna in mezzo al mare, quindi ha tradizioni contadine, però ha potuto recuperare anche, ecco, la capacità dei pescatori ischitani di prolungare nel tempo diciamo proprio la shelf life del pesce. E da questo punto di vista l'abbinamento è molto divertente, perché la capacità, insomma, di giocare con il sale, di allungare la vita del pesce, è un concentratore di sapore, quindi possiamo abbinare e divertirci con i grandi vini della nostra tradizione campana e non solo. Rita Menditto, ti chiamo subito in causa. Stasera abbiamo rotto un pochino gli argini, ci diamo del tutti quanti. Rita, sì. A parte, vabbè, il nostro pubblico ti conosce perché sei spessissimo in trasmissione con noi e questo ci inorgoglisce. Anche a me di essere con voi. E ti ringrazio. Volevo dire, fra i tuoi ecco, pazienti clienti ci stanno molte persone che hanno problemi anche di alimentazione. Potrebbe essere non una provocazione medica, clinica, psicologica, però un incentivo a guardare altrove? Beh, guarda, tante sono state le ricerche che hanno evidenziato lo stesso rapporto tra il cibo e la vita affettiva, e quindi quanto questo possa servire per gestire le emozioni. Quando questi meccanismi ricorrenti e automatici. Collegamento un pochino farlocco, ti sentiamo e non ti sentiamo. Ti scivola della patologia alimentare, dicevo. Ah, certo, quindi avere la prospettiva, la possibilità, faccio un esempio, io che sono un fissato per gli insaccati, salami, prosciutti, che hanno tutta una serie poi di conseguenze anche sotto l'aspetto salutare, e avere l'opportunità di mangiarli di pesce, che sicuramente non contengono i grassi, può essere un incentivo. Dici, guarda, ti faccio mangiare lo stesso salame, però ho la stessa salsiccia, addirittura fa l'anduia, poi ci andiamo sull'anduia. E può essere una cosa che può aiutare queste persone? Guarda, mangiare con la bocca e quindi con il gusto è una delle ultime cose, perché noi mangiamo prima con gli occhi, poi con il naso, e poi alla fine possiamo, quindi preparare un pasto in maniera alternativa è sicuramente una cosa fondamentale. È un incentivo importante. Non ti sento più. No, dicevo, è un incentivo importante. Sì. Perfetto, è proprio il fatto di mangiare con gli occhi, Pasquale. A tavola ci stanno delle aspettative, no? Perché andare in un ristorante importante è un po' come fare un viaggio, ci sta un'aspettativa, quando uno si siede si aspetta innanzitutto i colori, si aspetta anche gli aromi e poi soprattutto poi il gusto. In cosa intervieni principalmente, o se c'è un collegamento su tutte e tre le cose, quando porti o quando fai portare chiaramente una pietanza tua in tavola? Assolutamente sì, no, è tutto sempre collegato, non è mai nulla fatto al caso. Se uno vuole fare eccellenza e qualità non si deve affidare sicuramente all'improvvisata e al caso, c'è sempre uno studio dietro, c'è sempre un ragionamento che ti poi spinge a migliorare quello che tu stai pensando. Però io parto dal presupposto che è vero che mangiamo, come diceva la dottoressa, prima con gli occhi, ma quello che può raggiungere il palato non lo potrà mai raggiungere. Anche un cieco capirebbe cosa sta. Dopo racconto un aneddoto che mi ha fatto aprire gli occhi su questo aspetto. Io dicevo, tutti mangiamo, oggi l'evoluzione della cucina, tutti sappiamo che si mangia prima con gli occhi, però quello che può raggiungere il palato non lo potrà mai raggiungere l'occhio. Quando mettiamo, e io lo definisco il famoso il wow, quando uno mette in bocca istintivamente esce fuori quella sensazione di piacere che ti prende per tutto il corpo, a volte anche i brividi, non so se capita solo a me, ma io veramente a volte mi si fa la pelle d'oca quando qualcosa è veramente esplosivo e buono. E una volta mi sono ritrovato al ristorante Bocelli, e personaggio per cui, sai, il personaggio bellissimo,
Andrea Bocelli mangiò, alla fine volle conoscermi. Vado nel ristorante e lui, sempre con la testa abbassata, iniziava a parlare: ma che buono, ho mangiato bello, questo e quell'altro, bravo, complimenti, tutte queste cose, ma come hai fatto questo? Perché lui è appassionato anche di gastronomia. Quando sono ritornato, io la sera riflettevo, anche a casa, riflettevo sulle parole che lui mi diceva. Dice: cavolo, eppure lui non ha visto un piatto esteticamente. Si è persa una cosa bellissima. E quindi mi ha fatto pensare quanto sia veramente importante il valore del gusto, perché se noi iniziamo a mangiare bendati, riconosciamo realmente quello che stiamo mangiando. Quindi per me la parte gustativa è fondamentale. E dico sempre, la tecnica, che serve quasi sempre a migliorare anche l'estetica, deve essere a servizio del prodotto, perché di base, dopo scontato, per fare un grande piatto ci vuole un grande prodotto. Noi prima a telecamere spente stavamo un po' chiacchierando qui in studio e tu hai parlato, hai lanciato un prodotto che mi ha lasciato un pochino così sorpreso, l'anduia, che avevo già nominato prima. L'anduia è un prodotto calabrese che ha una sua forza proprio come pietanza, no? È prepotente come gusto. E come la prepari la tua anduia? Di cosa è fatta? Diciamolo agli amici che ci seguono da casa. Esattamente. Allora, innanzitutto sto cercando di, perché l'Italia è così vasta di prodotti di norcineria, dall'estremo sud all'estremo nord. Io voglio chiedere veramente il supporto della regia di fare girare un pochino le immagini. E quindi voglio dire, potrei pensare e proporre prodotti che non riuscirei a farlo nel mio percorso di vita, perché veramente abbiamo un bagaglio culturale gastronomico pazzesco. Però ho iniziato, insomma, giocando su qualche cosa, e l'anduia mi colpiva perché in primis a me l'anduia piace. E il primo passaggio la facemmo con un pesce azzurro, però il risultato non fu fantastico, perché il colore si perdeva nel grigio della polpa del pesce. Quindi siamo passati direttamente su un pesce bianco, e tra i pesci bianchi, paradossalmente, il pesce più grasso è la spigola. Certo. E perché sembra strano, però la spigola è un pesce grasso, e quindi Di grassi buoni, però, grassi buoni assolutamente. E quindi l'anduia, che è un prodotto molto grasso, che addirittura a volte viene spalmato, abbiamo lavorato questa carne di spigola con il peperone crusco, sia dolce che piccante, però io non mi sono spinto come i nostri compaesani, amici sì, della Calabria, perché veramente in alcuni casi è da estremi, ma l'ho lasciata molto delicata, quindi prevale la nota dolce del peperone dolce, e poi c'è un retrogusto che pizzica leggermente, perché vorrei che poi un po' tutti potessero assaggiare, insomma, questo prodotto, non lasciarlo in una nicchia. E l'apprezzamento più bello è venuto proprio dalle donne, perché paradossalmente le donne non amano il piccante, e quindi quando una signora al ristorante o in degustazioni al marificio ha provato l'anduia, e tu che buona, così non è piccante, mi piace molto. Con che l'abbineresti? Ma guarda, io l'anduia ho fatto 3-4 abbinamenti. Io sono un grande amante della mozzarella di bufala, e quindi il primo piatto che ho provato ho fatto mozzarella di bufala. Il fatto che sia lattiginosa non... No, perché paradossalmente poi la mozzarella è grassa e è acida anche, certo. Per cui l'acidità della mozzarella, che va in binomio con la dolcezza si della sposa spigola, bene. Si sposa molto bene, sì. Tomà, che ci beviamo sopra questa Beh, qui diciamo, potremmo veramente spaziare tanto. Io diciamo... Innanzitutto, perdonami, sì. Parliamo dell'aspetto cromatico. Perché anduia rossa, mozzarella bianca, vino? Allora, da questo punto di vista mi terrei sul rosato, sul rosé. Bellissimo. Farei il rosé. Ah, quindi non ho sbagliato prima. No, declinerei, diciamo, quel colore, diciamo, del rosso con il bianco, quindi ci mettiamo nel mezzo, quindi con la fascia cromatica del rosé. E a quel punto proverei a sollecitare le papille gustative, magari con uno spumante rosé, quindi un frizzantino, più uno spumante, cioè con un po' di struttura, non un vino semplice, non un frizzante. Vabbè, certo, qualcosa certo. Con un po' più di spalle, perché comunque è un abbinamento, diciamo, importante, tenendo presente che abbiamo parlato molto di vista,
C'è da dire che i piatti di Pasquale sono piatti che veramente si apprezzano a livello estetico, quindi lui se lo può permettere di pensare al gusto perché la vista è già molto soddisfatta. Però l'abbinamento con un rosé spumante, possiamo giocare uno spumante che ha una sua importanza anche in termini di acidità, quindi giocare magari in questo caso andiamo un po' verso il nord, andiamo in Trentino magari con un Trento Doc, ma le bollicine del Trentino sono del perfetto alleato. Posso portarti in Portogallo invece con un Mateus? Ma il Mateus no, diciamo è che è un po' più secco. No, Mateus preferirei di no, diciamo, perché è un vino di mele sostanzialmente. No, perché a parte è identificato un vino che chiaramente noi stiamo andando per denominazioni, ma dato che hai parlato del Portogallo, pensavo che ci fosse un riferimento sportivo, pensavo che ti riferissi a qualcos'altro. Però no, diciamo, il Portogallo è una terra che in questi giorni mi piace molto, quindi te la sposo questo abbinamento. Grazie. Grazie. Invece, raccontaci di quell'altra pietanza a forma di salame, perché mi pare di aver capito che ci sono due tipi diversi di pesce all'interno. Sì, allora l'altro che... Io non riesco a dare i nomi, non è che sono... Insomma... Perché non ci ha portato gli assaggi, quindi non possiamo identificare. Questo io mi sono riservato, non ho portato gli assaggi con la speranza di fare un'altra puntata. Ah, assolutamente sì. Quindi in questa argomentiamo solo, nell'altra degusteremo. E niente, l'altro che è molto divertente, ci ho dato un nome che mi piace molto, non so se lo condividerete con me, a me si chiama Salamella Dolcemare. Composta da? E praticamente, e qui abbiamo più un pesce azzurro, quindi abbiamo due grane, abbiamo grana doppia fatta col tonno e grana fina fatta con... Quindi pastosa? Sì, perché uno serve a creare l'amalgama e uno serve a fare il taglio, come si dice nel gergo dei macellari, a punta di coltello. Perdonami, io sono giornalaio e quindi ogni tanto ti devo interrompere. Sono speziate queste tue prelibatezze? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora raccontiamo anche cosa c'è all'interno. All'interno di queste ci ho messo quattro tipi di pepe diverse, quindi mi sono divertito con il pepe Sanzo, che è un pepe bianco che sa di limone, poi c'è il pepe di Sichuan, che è molto aromatico, pepe rosa e pepe nero, classico per il salame. Quindi c'è questa nota un po' variegata dei pepi, perché veramente sono diversi tra di loro. Il trattamento, io lo chiamo impasto volgarmente perché non sono bravo, dell'impasto è tipico di quello che si usa anche per le carni insaccate? Noi non ci allontaniamo da quello che è il modo, il metodo di lavorazione di un macellaio o di un norcino, proprio identico. Noi l'unica cosa... Quindi la salatura... Esattamente, facciamo un passaggio più lungo per eliminare l'acqua, perché il pescato venendo dall'acqua, certo, è ricco di acqua, quindi noi gliela dobbiamo un po' eliminare, perché insomma... Quindi pure la affumicatura è diversa. Esattamente. Prendiamo questa carne, gli togliamo l'acqua, la mettiamo a colare sotto le ventole in delle celle, in modo che perde l'acqua, dopo la trituriamo, facciamo l'impasto, la massa, la mischiamo, in questo caso nella salamella c'è il vino, e in questo caso... Sono di Ischia, per cui il nostro biancolella, e quindi impastiamo il pepe, i quattro tipi di pepe, il biancolella, il sale e impastiamo tutto. Dopodiché lasciamo riposare la massa per 12-15 ore nelle celle, perché il sale deve attivare una sorta di abbattitore, sarebbe? No, è una delle celle di conservazione a più 2 gradi normali. Perché il sale attiva la proteina e quindi diventa un impasto appiccicoso e salva anche tutti i valori organolettici praticamente del prodotto. Dopodiché mettiamo nella macchina e insacchiamo, e in questo caso utilizziamo un butello sintetico, non di animale, perché il nostro concetto è quello di poterlo dare anche ai musulmani, quindi alle persone che non mangiano. Ma non solo, non interferisce con il sapore, assolutamente, chiaramente. Assolutamente. E poi vogliamo legarci completamente al mondo estraneo animale, quindi utilizziamo un fatto di cellulosa, di fibre e di gelatina di pesce. Quindi insacchiamo, lo leghiamo con gli spaghi, dopodiché lo mettiamo in queste macchine parte la prima fase che si chiama lo sgocciolamento, quindi mettiamo in condizioni di questo salame che deve sudare,
praticamente alziamo una temperatura alta con una grandissima umidità, inizia a sudare, dopodiché gradualmente scende la temperatura fino alla stagionatura, e in questa fase avviene l'affumicatura, che poi decidiamo, l'essiccazione fino a quando non si crea la muffa nobile, che è quella muffa bianca che vediamo sopra i salami. Quando è pronto lo tiriamo fuori, fettina, e si mangia. Eccolo là. E quanto tempo deve stare in affumicatura? Diciamo che un processo dura circa 12 giorni, poi dal 12° giorno si può mangiare, però diciamo che io lo preferisco lasciare ancora in una cella di stagionatura per ancora 7-8 giorni. Allora, da casa ci hanno chiesto una cosa: se tu hanno detto esibisci in un termine improprio, solo a Napoli, cioè solo ad Ischia o anche a Napoli? Allora, io di sede come chef resident sono ad Ischia in un hotel dove ci sono 3 ristoranti, e quindi è la mia casa lì. Però poi che dobbiamo andare a trovare tutti quanti. Ho collaborazioni anche di consulenza a Napoli, già in 2 locali. Facciamo serate, faccio formazione ai giovani. Lo diciamo nella seconda puntata. Bene, quindi... perché ne dobbiamo fare un'altra. Però fatti interrompere un attimo, perché con sto biancolella nel salame, insomma, qua vai un po' in crisi, me lo dico. No, non vado assolutamente in crisi. No, guardami negli occhi stavolta. Sì, sì. Anche eludendo, allora, le telecamere. Vabbè, ecco, guardiamoci negli occhi. Non va in crisi con il biancolella all'interno del salame? No, perché è un grande assist, perché avendo già biancolella nell'impasto, in quel caso là ce l'ho servito già, solo mi giocherei un Ischia Doc biancolella, che tra l'altro è una delle prime Doc italiane, 1966, diciamolo. Cosa sei? Diciamolo, esatto. Una biancolella con qualche anno in più, per avere struttura, per avere morbidezza, per andare a compensare quegli spigoli della sapidità dell'insaccato. Uno di questi qua del 66, sì. Senza farmi male, quanto potrebbe costare? No, credo che forse Casa d'Ambra, per usare un'azienda molto nota, diciamo ischitana, potrebbe avere. Ma sono valori collezionistici, però credo che se tu... 50-60 dollari. Però col tuo modo di fare, se gli fai una telefonata, credo che te la regalerà sicuramente. Che cosa sei? Di nuovo pelle d'oca, ragazzi. Noi stiamo per avviarci in chiusura, quindi prima di andare primo spazio pubblicità. Allora, come vedi, gli amici ci stanno seguendo, noi li ringraziamo tutti quanti, anche gli amici del gruppo che ci stanno seguendo. E qualche altra telefonata l'abbiamo fermata per non interrompere la trasmissione. Adesso andiamo in pubblicità, dottoressa. Se vuole, andare, la può dare anche qualche secondo prima, perché ci conserviamo le domande di coda. Dai, vabbè, io in realtà volevo chiedere una cosa a Rita. Dai, però lo puoi fare, ne hai facoltà. Rita, ti è venuta come casalinga, ti è venuta voglia di andare al Marificio a comprare qualcosa? Ho un pochino d'acquolino in bocca, visto che ora è di scena. Vabbè, a parte, sì, possiamo organizzarci, andiamo a Ischia, andiamo al porto di Pozzuoli e andiamo a Ischia a fare la spesa. Io e te. Sì, va bene, scherzi a parte, adesso diamo la pubblicità. Fogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54, Napoli. 081 560 2208. Numero Albo Odontoiatri 1488. E
Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing. Cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidermed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidermed.it. Così. Ed eccoci qua. Siamo in diretta, ragazzi. E il bello della diretta è proprio questo, quello là di farci beccare, sempre che siamo un po' inciuciando qui nello studio. Niente, ci eravamo lasciati con il Biancolilla, invece adesso io voglio l'aneddoto, perché io sono un estimatore di Cannavacciù, ti devo confessare questa cosa. Mi piace il fatto dei paccheri, gli schiaffoni che dà un po' a tutti quanti. Non so se è una cosa con Bud Spencer. Non so se è una cosa televisiva, so veramente è così lui. Io ho lavorato con Cannavacciuolo ancora prima che diventasse così famoso. Sì, aveva 2 stelle Michelin lì a Villa Crespi, ancora prima che io aprissi il ristorante Indago, quindi stiamo parlando nel 2008. Tu hai lavorato anche con Anthony Genovese al Pagliaccio. E praticamente il mio percorso me lo all'estero sono... no? All'estero sì, ho fatto dei lavori, sono stato a Copenaghen, sono stato in Russia, sono stato a Tokyo, ho lavorato anche in bei posti, però sempre mirati con un'idea di, facciamo proprio un aneddoto, Anthony Genovese, perché per me la spezia per contaminare il piatto era il pepe, la maggiorana, il timo. Anthony Genovese è il leader, secondo me, in Italia, dell'abbinamento con le spezie. Lui in un piatto te ne riesce a mettere pure 10-12, ma c'aveva quella cucina come un laboratorio con tutte queste spezie, queste cose bellissime. E quindi io andai lì a fare la formazione proprio per apprendere, per conoscere come lavorare queste cose. E quindi ho Paolo Teverini, un altro stellato di Bagno di come Romagna. Come sono in cucina con voi questi grandi maestri? Come sono io adesso? Io non sono stato in cucina con te, quindi... Sì, no, c'è molta tensione perché oggi quando vai in un ristorante stellato vai per mangiare bene, assolutamente, vai per divertirti, ma noi abbiamo sempre il riflettore addosso, perché il minimo errore con il riflettore viene amplificato, per cui non ci possiamo permettere di sbagliare, ma anche per un'etica personale, cioè uno che sceglie di venire in un ristorante gastronomico che poi... tra virgolette è in una fascia molto di nicchia per aspetti medio alta, non possiamo venir meno sulle aspettative, per cui la tensione deve essere, la devi trasmettere ai tuoi, perché è arrivato a un certo punto, io oggi ho all'interno della struttura 30 cuochi, è impensabile che io possa fare tutto, quindi mi devo affidare, la mia capacità deve essere quella di far capire alle mani e alla mente del mio collaboratore quello che io vorrei fare con la mia mano, con le mie mani e con la mia mente. Quindi la telepatia, la portare, c'è proprio un allenamento. Quindi la tensione deve essere importante, deve stare sempre lì sul rasoio per far capire che se sbaglia parte la scoppolata come Cannavacciuolo, perché la fa, all'epoca nel 2009 la faceva, sì, sempre, ma era ironica, devo dire la verità. Sicuramente.
ed era apprezzata anche allora, che è simpatico come personaggio, sì, io l'ho conosciuto solare. Io, siccome stavo lì solo, i giorni di festa andavamo insieme all'Alma, che è questa scuola fondata da Gualtiero Marchesi, e andavamo in macchina insieme e ci raccontavamo un sacco di tarantelle e cose. Lui è sempre stato un simpaticone, una persona molto solare, divertente e cose, ma un buon uomo. Perfetto. E noi, parlando di scuola, carissimo Tommaso, perché vicino a una scuola così elevata, così alta e così puntuale, com'è la scuola di formazione, come si diventa sommelier? Si diventa con un percorso naturalmente professionale di qualificazione, ci sono 3 livelli, 15 lezioni ogni livello, si diventa alla fine di questo percorso. Facciamo un po' di pubblicità, quanto costa? Costa all'incirca 450 il primo livello, 480 il secondo e 590 il terzo, diciamo all'incirca 1500 euro spalmati nei 3 livelli. È ogni livello quanto dura? Dura 15 lezioni. 15 lezioni. Traduci in giorni? Sarebbe un giorno a settimana, in realtà, quindi ci vogliono 3 mesi e mezzo circa. Ogni modulo. È vero che per diventare sommelier è un po' come la patente, no? Io faccio scuola guida, mi prendo la patente, poi dopo devo decidere se magari guidare una 500 o una Ferrari. È perché c'è bisogno di esperienza, quindi questo mondo è un mondo comunque per chi vuole arrivare ai livelli, diciamo, di Pasquale nell'ambito della sala. Significa sacrificio, significa impegno, applicazione, impegno, certo. Curiosità, conoscenza, competenza, alimentate tutte queste cose da una grande passione. Esatto, stavo dicendo esattamente, in conclusione sì. Si racchiude in una grande passione. E si parte dal legno, è vera sta cosa, bisogna imparare prima i legni delle botti. Ma i legni, si impara i legni per vedere come magari il passaggio, diciamo la maturazione del vino nel contenitore può influenzare le caratteristiche organolettiche. La conoscenza di questi processi ci permette poi di codificare meglio quello che degustiamo e anche poterlo abbinare in maniera corretta. Ci vuole una conoscenza ampia. In realtà non è semplicemente, l'abbiamo detto anche scherzando prima, no? Certo. È una scusa per bere, no, in realtà il sommelier è, diciamo, no, abbiamo detto per acchiappare. Per acchiappare, sì, io non lo volevo dire questa parte qua, perché magari mia moglie mi sta seguendo, quindi me lo volevo evitare. Però... In passato, no, in realtà... Sento l'amendito... Che vide una risata godereccia, dionisiaca, no, il tema. La dottoressa che ci sta seguendo frequenta anche lei i corsi, quindi ci può dare anche un'esperienza. Dottoressa, lei è una miniera di veramente un po' come il cilindro del prestigiatore, la gioia di un bel rosso o di un bel bianco. Mi dica, che gioia. Ovviamente dipende da quello che mangiamo, perché il mangiare, il nutrirsi risultano indissolubilmente connessi con l'emozione e molto spesso sono influenzati da determinate situazioni emotive, quindi dipende molto da con chi stiamo mangiando. Ah, è chiaro, è ovvio, uno non è che va a cena con il sagrestano, con tutto il rispetto per i sagrestani, per l'amor di Dio, e voglio dire. E invece ritornando al nostro Pasquale, io la vedo che muove la bocca ma non sento la voce, molto carina sta cosa. Pasquale, raccontami invece un aneddoto, perché è importante questo per la gente che ci segue. Un cliente, noi abbiamo parlato di un personaggio importantissimo, Boccelli, mentre invece un cliente straniero, normale, che si è seduto a tavola e che ha visto, non conoscendoti, sei stato chiamato e sorpreso dalle cose che ti sono state dette? Sì, diciamo che c'è una... Questa cosa si manifesta spesso con l'estero. Sì, infatti stavo pensando agli stranieri. O con l'America o con la Russia. Noi siamo un'isola, quindi abbiamo ricezione di pubblico internazionale, quindi ci arriva di tutto. Poi la struttura è meravigliosa, io la conosco bene, insomma... Una struttura. E quindi. Facciamo una cosa, scusatemi, io voglio rompere questo tabù. Nominiamola. L'albergo della Regina Isabella di Ischia, che è stato fondato nel 54 da Angelo Rizzoli, dove all'interno io sono l'executive chef. Un anno straordinario, anche i vini furono veramente un vitigno straordinario, perché nacqui anche io in quell'anno. Vai avanti. Esattamente.
Stasera sono molto modesto. E quindi all'interno ci sono tre ristoranti, tra questi c'è Indaco, che è il ristorante gastronomico che ha avuto il riconoscimento della Stella Michelin nel 2012, quindi sono passati un bel po' di annetti. E niente. Che la conserva chiaramente. Assolutamente, sì. E quindi niente, per cui ci arrivano un po' di tutti. E il nostro... Una che ti ricordi in particolare? Beh, in particolare è una scena bellissima, perché arriva in questo ristorante, pochissimi tavoli, arrivano questa coppia di russi, lui un uomo gigante, lei una donna super fine, e arrivano lì, si siedono, il signore apre il menù e sceglie anche per la signora. E lei non parlava niente, lui doveva fare tutto lui, sceglieva proprio hitleriano. E praticamente sceglie 7-8 piatti e dice: li porti tutti e li metti a tavola. E lì c'è proprio il silenzio tombale. Dice: ma come, signori, facciamo un percorso, i piatti si rovinano, come, man mano, no, Russo, tutto a tavola. Cioè lui voleva che noi mettavamo tutti i piatti fatti sul tavolo e lui doveva mangiare. Mi siete rifiutati, spero. Abbiamo trovato un compromesso, però fortunatamente l'anno successivo, che è arrivato e arriva ancora tutt'oggi, perché si è affezionato alla nostra struttura, viene a fare la degustazione, si affida anche al pairing del sommelier e si fa in degustazione come va fatto. Dio comanda, c'è un percorso vero e proprio. Hai imparato a fare la degustazione, quindi. Sì, perché loro hanno questa cosa dei russi che devono mettere tutto a tavola, sì, tutto a mangiare tra un piatto e l'altro. Sai perché stiamo parlando anche di queste cose? Perché parlare soltanto ed espressamente dei prodotti pare un po' come una donna che si scopre subito. Invece, sì, noi vogliamo fare arrivare con la fantasia chi ci segue da casa anche ad immaginare le luci del ristorante, il vocio, il sommelier a fianco al cliente, il cameriere che prende la comanda, è tutta una situazione anche creativa. Siamo chiusi da un po' come ristorante, quindi tutta immaginazione. Li portiamo con l'immaginazione a casa tua. Il ristorante è proprio un'esperienza, ma non diciamo che la parte proprio finale è proprio vivere, il piatto. Non si può vivere come un ospedale. Ci sono tutte le attenzioni, perché una volta mi è capitato a me in un ristorante. È un customer care eccessivo, perché c'è proprio la cura maniacale del cliente. Sì, che sì, si siede, c'è a questa tavola, attenzione particolare. A me è capitato una volta in un ristorante e il sommelier venne vicino, mo al caso che c'è anche qui Tommaso, come è stato carino, lo ricordo come se fosse ieri, siamo passati secondo me 15 anni. Il sommelier viene e dice: signore, ma il suo vino è troppo freddo, vuole che lo tolgo un po' dal suo glass? Perché aveva visto che io avevo messo la mano vicino al bicchiere. E là quella cosa della cura, di guardare, osservare il ma cliente, anche il fatto di lavorare di squadra, no? Assolutamente. Quindi è un vino molto freddo rispetto a una pietanza importante, uccide un po' il gusto della pietanza. Sì, in realtà c'è una temperatura di servizio che deve essere eseguita, che è funzionale a esaltare le caratteristiche del vino, perché poi giocando sulla temperatura cambiano le caratteristiche, in realtà cambierebbe anche lo spettro di abbinamento del vino. Cambia il palato. Sì, ma lo stesso vino a temperature differenti posso abbinarle a cose differenti. Vabbè, in realtà certo. Con una certa conoscenza uno ci si può anche divertire, diciamo, con l'abbinamento. La temperatura è uno di quelli, di quei fattori variabili su cui può intervenire il sommelier. Perdona la mia ignoranza, Tommaso, come scegli un vino rispetto a una determinata pietanza? Allora, dipende in che contesto mi trovo. Se devo fare una consulenza professionale, naturalmente cerco di interrogarmi sulle caratteristiche del piatto, che sono codificate, che sono conosciute, e in base a quelle fare un percorso di abbinamento. Poi però, se mi lascio un po' andare e quindi conquisto la fiducia del cliente, diciamo, è molto divertente ancora di più, perché poi è stimolante anche per un sommelier giocare con le assonanze, le dissonanze. Non lavorate in parametri fissi, cioè è molto, no, assolutamente anche... sì, perché se, meno male che c'è un po' di... se no sarebbe un copia e incolla, diciamo, meno male che c'è la possibilità di io orientare. Io non potrei mai diventare sommelier. Certo, io ho una domanda per lo chef stellato, il nostro chef stellato. Allora, sono casalinga, ho una serata speciale, sono chiaramente una casalinga campana, vado al porto di Pozzuoli e vengo ad Ischia, al marificio. Che varietà, che cosa porto a casa? Che cosa posso portare a casa per preparare il mio pranzo? Che varietà di prodotti ci sono? Perché abbiamo detto che il marificio è comparabile a una sorta di salumificio di mare, se vogliamo. Sì.
Ok, quali sono le particolarità? Quali prodotti posso prendere? Domani vado a Ischia, voglio fare la spesa. Bene, innanzitutto quando abbiamo pensato Marificio parte dal salume, ma poi l'abbiamo ragionato a tavolino, e non necessariamente una persona deve venire ad Ischia a comprare il prodotto, ma verrà distribuito come tutti gli altri prodotti in delivery, anche il delivery, ma anche l'e-commerce. La, quindi sul portale del Marificio può comprare il c'è prodotto, già, si può comprare assolutamente. Online. E poi ci saranno dei punti vendita in tutta Italia, quindi potrebbe essere a caso chi distribuisce Eccellenze qui a Napoli, e quindi uno può comprare quello che vuole. Questa è una notizia importante. Sì. Io però ero curiosa sulla tipologia. Esattamente, di prodotti. Ci siamo immaginati anche un prodotto, faccio un esempio, manipolato crudo, quindi noi Marificio ci impegniamo a prescare. Lavoriamo il prodotto, che può essere un carpaccio già pronto che in gira tra gli 85 e i 95 grammi per un diametro di 15 centimetri, lo passiamo previo abbattitore secondo la legge e poi lo imbustiamo, lo mettiamo nel packaging di cartone sotto vuoto e lo mettiamo nella nostra catena o filiera di distribuzione. Il cliente, sul cartone ci sarà un QR code dove ci saranno all'interno 3 consigli da me come impiattare quel prodotto. Perfetto. Quindi uno va col QR code, che oggi tutti conoscono perché il Covid qualcosina di buono l'ha fatto, è proprio il QR code, perché tutti i ristoranti hanno tolto il manipolato, qui si hanno messi tutti questi QR code, quindi è entrato dentro la nostra quotidianità. Per cui uno mette il QR code sul telefonino e si guarda le ricette, che non sono ricette per proprio, ma sono consigli. Ci guarda, caro amico, perché vogliamo essere molto confidenziali, puoi preparare questo carpaccio, lo prendi, ci metti il sale da congelato, ci metti l'olio, lo massaggi, 3 minuti ritorna alla temperatura di positivo e sopra ci vai a mettere le zucchine, piuttosto la melanzana o piuttosto le uova di qualcosa, insomma, come preferiamo, daremo dei suggerimenti e fai un piatto esteticamente degno di un ristorante stellato a casa tua con le tue mani. Perfetto. Oppure ci abbiamo un polipo che abbiamo testato cotto sotto vuoto, che viene venduto a positivo in una busta, arrivi a casa, tagli la busta, prendi il polipo e sempre col QR code ti diciamo come lo puoi fare all'insalata, fritto, alla griglia, e come utilizzare anche l'acqua di cottura del polipo, che anticamente a Napoli era un cavallo di battaglia. Per certo. Cui andiamo a spiegare che con quell'acqua ci puoi fare pure lo spaghetto, cucinando lo spaghetto in quell'acqua del polipo. Meraviglioso. Bello. Facciamo anche una concorrenza al sushi, che oggi è contaminato. Sì, oggi. No, è contaminato, sì. Invece, dovendo proporre in una serata particolare, perché poi uno chef, queste sono le domande che vanno fatte generalmente, una serata di livello dove ci stanno delle personalità e vuoi fare una bella figura, un menù breve, giusto per antipasto, primo, secondo, ma con i prodotti di Marificio? Certo, assolutamente. Beh, sì, certo. Assolutamente. Io suggerirei di fare, allora, l'aperitivo, perché è la parte più bella, perché è la parte che si fa all'impiedi mentre si aspetta un amico che è preciso e quindi ti arriva puntuale, e l'amico che sta sempre di fretta che ti arriva qualche minuto dopo. Quindi due bollicine, che poi le facciamo da commento. e quindi la bruschettina con il burro e l'alice fatta, insomma, sotto sale da noi, che vengono messe nei terzigni, che sono queste botte di legno di castagno, così il tannino addolcisce la parte che poi fa la contrapposizione del sale. Quindi con la pressa. Con la pressa di marmo sopra e tutto quanto. E quindi la bruschetta burro e alici, che è un classico. Poi un po' di salumi tagliati, la lonza di ricciola nera, il salamello dolcemare, si prepara, la bruschetta di anduia con un po' di mozzarella di bufala. E un'altra cosa che ci tengo particolarmente, perché questa veramente è una cosa che si è persa. Io sono cresciuto che la mia nonna e la mia mamma facevano le alici marinate a casa,
ma non saltuariamente due o tre volte a settimana ci stavano sempre quella lì che tu pizzicavi. Oggi per via dell'anisakis, per via della fretta che abbiamo per il lavoro, non si fa più. Perché ma do devo congelare, ma do l'anisakis, ma do questo, ma do quello. È un casino. Barattoli di terracotta. Praticamente noi abbiamo testato una ricetta. Facciamo l'alice come la faceva la mia nonna, proprio con gli stessi ingredienti: aceto, limone, prezzemolo, aglio, pepe, peperoncino, tutto quanto. Andiamo al primo un attimo, però continua col primo. Hai detto l'antipasto. Esatto, il primo piatto possiamo fare un bello spaghetto con la bottarga, perché facciamo la bottarga ma di tonno, di tonno. Di tonno perché i nostri mari sono ricchi di tonno e nasce adesso, arriva a breve il periodo. Si prepari, venditto, vengo da lei. Quindi spaghetto con bottarga di tonno e metterei un po' di verdure, a me piace tanto la zucchina, quindi bottarga di tonno, zucchina. Grigliate chiaramente. No, farei una julienne saltata all'aglio, un po' di escapice e poi la bottarga sopra. Perfetto. E per finire l'ingotto di merluzzo. Praticamente prendiamo questo merluzzo, lo sfilettiamo, lo sovrapposizioniamo, lo mettiamo sotto pressa e poi lo tagliamo, così che viene un lingotto che è circa 10x4, lo spessore 3,5, lo grigliamo e lo finiamo in padella. E questo è il secondo, la main course. Venditto, che lei che è ormai una sommelier navigata, che vino suggerisce? Allora, io sono stata con Tommaso a fare dei non corsi, trovi scuse, mi dica, ammazza se non mi interessano, non faccia la psicologa, mi dica che vino ci mette. Tommaso, aiuta! quando sei in difficoltà c'è una parola magica, champagne. Cioè, salviamo, dici champagne, salviamola, è la chiave che apre tutte le porte. No, è troppo simpatica, quindi salviamola. Che no, è la chiave che apre tutte le porte, champagne. Sono pienamente d'accordo. Vedi che sapevo di trovare la spalla giusta in Pasquale. Però tu metteresti champagne su questo? Champagne a tutto pasto, eh? A tutto pasto, magari uno chardonnay che è più tagliente per giocare con le sapidità che lui ha richiamato, quindi per giocare anche un po' nei contrasti. Non uno spumante italiano, ma direttamente... No, champagne, sì. Allora, noi dobbiamo anche riconoscere, dobbiamo essere, come dire, orgogliosi delle nostre tradizioni, però dobbiamo anche pescare nel bello che c'è nel mondo, no? Vabbè, no, assolutamente sì. E da questo punto di vista lo champagne ha solo 300 anni di vita, diciamo, quindi è molto giovane. Di storia. Quindi da quel punto di vista noi ancora siamo giovani come terra, diciamo, di spumanti. Da questo punto di vista, quindi il metodo classico, il metodo champenois, quindi transalpino ci può aiutare molto nell'abbinamento sul cibo, anche con queste differenze di sensazioni, perché va bene su tutto, ma è difficile seguire questo, perché sono dei picchi di sapore uno dietro l'altro. Quindi sì, lo champagne ci aiuta a ripulirci in maniera degna e gloriosa, lascia il palato sempre fresco, sempre fresco, sempre ansioso di un altro boccone. Menditto, lei è stata salvata. La mia chicca? Sì, un aspetto, diciamo, anatomico, no? Perché oggi questa nostra puntata è stata davvero frizzante, tornando da champagne, no? Siamo tutti un po' felici, siamo un po' brilli, diciamo, anche un po' sazi, diciamo. Ma sai, ci sono delle basi scientifiche anatomiche, ti spiego. No, ma sai cosa, io ho un sacco di amici. Allora, ci sono dei complimenti. Complimenti vivissimi, tanta competenza, puntatona, veramente alto livello. Grazie Ciro, grazie, è uno degli amici che ci segue. Mi diceva invece sempre Ciro, champagne o prosecco, però già hai risposto, champagne a tutti i costi Ciro, tutta la vita champagne, anche se io preferisco gli spumanti nostrani. Perché anche in Campania abbiamo degli ottimi spumanti. Io in quel caso prenderei un Asprino d'Aversa spumante. Che cosa sei? Di nuovo guarda qua la pelle nostra. Sarebbe ovvio. E quindi noi stanno arrivando i titoli di coda, quindi prima di salutarci io voglio ringraziare veramente gli amici che da casa hanno avuto la pazienza di seguirci, però vedo anche l'entusiasmo in alcuni commenti. Noi ci dobbiamo lasciare con un appuntamento nuovo, noi dobbiamo rifare un'altra puntata. Però con la promessa che tornerai, tornerete, tu con il vino
tu con qualche prodotto, non voglio dire gli spaghetti con la bottarga. Dobbiamo bussare con i piedi, come si dice, no? Siamo con i piedi. Attenzione, io mi sacrificherò perché sono a dieta, però lo faccio per il nostro pubblico da casa, ma soprattutto per... Non so se il pubblico sarà contento. Il pubblico sarà contentissimo perché io sono un golosone, quindi quando mangio... Ho fatto una volta uno spot per una pizza, 75.000 condivisioni, ci ho fatto venire voglia di mangiare la pizza. Bellissimo. E litigai con una trasmissione di Rai 3 che mortificava la pizza napoletana. Noi veramente siamo in chiusura, ragazzi. Io voglio ringraziare innanzitutto i nostri ospiti in studio, Tommaso, e voglio ringraziare Pasquale. Voglio ringraziare anche una mia amica carissima a cui sono affettivamente legato, non faccio il nome, non faccio neanche il cognome, che sta avendo la pazienza di filmare tutta la puntata. Sta qui in studio, però sta undercover, come dicono i tedeschi. Ah no, è inglese. E quindi l'appuntamento è per venerdì prossimo. Noi ringraziamo anche tutti i nostri sponsor che ci consentono di andare in onda tutti i venerdì. E io ringrazio Giussi che ha avuto la pazienza di sopportarmi stasera, meno spinte, meno, perché il metro di distanza ci ha tenuti molto distanti. Voglio ringraziare chi ci ha chiamato da casa, i tecnici e tutti quanti gli altri che non vedete, ma anche loro, come gli chef in cucina, si fanno in quattro per far sì che noi andiamo bene in onda. Quindi ringrazio tutti quanti voi, noi ci vediamo venerdì prossimo, solita ora, stesso canale, 19:30. Giussi saluta? No, aspetta, voglio salutare tutti, mangia sano, mangia campano. E Maurizio che è un nostro medico, è un medico amico nostro della trasmissione, dice buona serata e soprattutto buon appetito. Grazie Maurizio, buon appetito a tutti quanti voi, noi ci vediamo venerdì prossimo. A lei. EF è a Napoli, Piazza Garibaldi 93-94, telefono 081-285-685, cuore di sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081-560-2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograf, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograf.net. Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it